Ciao a tutti e benvenuti su Azalea Channel in un nuovo episodio di Saranno Famosi! Avevamo lasciato Valentina agli studi televisivi che prima di iniziare a prepararsi a recitare per il suo incarico, se vi ricordate, era riuscita ad intercettare una conversazione di Giovanni tramite la scimice che era riuscita a piazzargli addosso senza che lui se ne accorgesse. Questo perché Valentina vedeva Giovanni un po' strano, ultimamente un po' evasivo e sentiva che le stava nascondendo qualcosa e in effetti nello scorso episodio, tramite proprio questa intercettazione, Valentina ha capito che effettivamente era così, cioè Giovanni le sta davvero nascondendo qualcosa, quindi adesso la nostra Vale dovrà cercare di scoprire cosa e ha già in mente un piano anche per questo, ma prima di tornare a casa e metterlo in atto, si deve dare un po' da fare perché altrimenti non avanzerà mai lungo la sua carriera. Sta ancora a 2 stelle di celebrità e quindi se vuole raggiungere la fama deve davvero impegnarsi. Quindi direi che ci facciamo subito pettinare e truccare, quindi cerchiamo di portare a termine i nostri incarichi al meglio e di guadagnare più fama possibile. Quindi mettiamo da parte le questioni personali al momento, ma dopodiché, quando finiremo e torneremo a casa, la nostra Vale non si arrende, ha intenzione di scoprire oggi cosa cavolo sta combinando Giovanni e perché glielo sta nascondendo. Tanto vediamo qua la nostra truccatrice come ci combina. Intanto avete visto che arrivate a questo punto della nostra carriera ci hanno dato anche un camerino personale con tanto di bagno privato, quindi Valentina è felicissima per questo, finalmente stanno riconoscendo il suo talento. Oh, che carina! Carina con questo colore di capelli, non mi piace proprio tanto il taglio, però poteva andarci decisamente peggio. Adesso direi che è tempo anche di indossare il costume. Chissà che cosa ci faranno mettere. Dunque, l'ingaggio è per questa serie televisiva Dignità e Decoro. Ah, quindi mi immagino sia anche dalla pettinatura, immagino che sia una serie televisiva ambientata un po' nel passato, tipo nell'Ottocento, qualcosa del genere. Quindi il costume sarà sicuramente a tema. Infatti, perfetto. Siamo pronti, direi, però prima dobbiamo spettegolare con qualcuno sul set e perché no, facciamolo con la nostra consulente di immagini. E poi direi di esercitarci un po' con la recitazione assolutamente, perché la volta scorsa l'ingaggio non è che era andato bene, anzi, tutt'altro. Dobbiamo usare anche interazioni buffe, va bene. Era andato male, se vi ricordate, però nemmeno per colpa di Vale, perché aveva trovato una controparte nella recitazione dello scorso programma che era veramente una palla al piede, un incapace totale. Quindi dai, non è stata tutta colpa di Valentina come è andata la volta scorsa. Speriamo che questa volta ci capitino dei colleghi migliori. Dobbiamo anche complimentarci con qualcuno. E va bene, continuiamo con lui, gli facciamo un complimento sincero. Tra l'altro non so, a giudicare da come è vestito potrebbe in effetti essere lui un altro nostro collega. Adesso direi che siamo più che pronti. Oh, tra l'altro guardate queste altre due attrici hanno il nostro stesso vestito, quindi molto probabilmente parteciperanno anche loro allo stesso programma. Ok, regista, io sono prontissima. Quindi diciamogli che siamo disponibili a girare. Vediamo un attimo il set che non l'ho neanche visto. Ragazzi, che bello! Guardate che bella ambientazione. Qui c'è un salone e anche qua con tanto di caminetto, mentre qui c'è una camera da letto. Ok. Qui abbiamo il nostro coprotagonista. No, scusate. Ma è lo stesso dell'altra volta. Asaya.
No, ragazzi, mi sa che è lo stesso, mi ricordo questo nome strano. Lui è diverso perché se vi ricordate, anche l'altra volta era apparso un sim che non sembrava neanche troppo male, poi a un certo punto si è tolto tutto trucco e parrucco, era venuto fuori, vabbè, qualcuno che manco si poteva guardare. E adesso mi sa che di nuovo è lui, ragazzi, di nuovo tutto bello acchettato. Ma Asaya, questo nome me lo ricordo, mi sa che ci è capitato un'altra volta lui, cioè la sfiga proprio non ci vuole lasciare. Molto bene, spero che questa volta lui sia un attimino un po' più preparato. Ma lei chi è? Oddio ragazzi, pure lei è carina però. Spero che debba recitare con lei. Allora, interpretiamo la scena di una bevuta in compagnia. E dobbiamo anche flirtare. Io quasi quasi, sì, prima berrei e poi flirterei. Beviamo, così magari ci sciogliamo un po'. Questa volta però non faccio l'errore della volta scorsa, ma faccio un'interazione sicura, perché l'altra volta con questo maledetto avevo fatto le interazioni rischiose, ma erano andate malissimo, quindi visto che di nuovo ci troviamo lui tra i piedi. Mi tocca correre un po' di pari. Spero che questo basti. Ok, è andata bene, benissimo. Interpretiamo anche la scena di un urlo. A questo punto proverei a farlo rischioso. Vediamo un attimo se ci va bene. Dai, quello sicuro ci è andato bene. Dai, urliamoli contro. Tutto il risentimento della volta scorsa, Valentina, fallo uscire fuori adesso. Così sarà veramente realistico al massimo. Ok, questa volta è andata bene, ottimo. E il flirt, sinceramente, lo farei sicuro. Ah, ma il flirt con lei lo facciamo? Oddio! Pensavo dovevamo farlo con Asaya. Ma è meglio così perché lei, mi piace molto di più rispetto a lui. Ma che carina che flirtano così! Ok, dai, vale, perfetto. E adesso dobbiamo interpretare la scena di un abbraccio. A questo punto proverei rischioso. Fino adesso ci è andato benissimo, quindi possiamo concludere in bellezza. Siamo già al livello argento, ottimo, vediamo se riusciamo a guadagnare questo benedetto oro che pare non arrivare mai. Ci manca per completare la pietra miliare dell'aspirazione, quindi perfetto. E adesso interpreta la scena del racconto di una storia. Qua, visto che sono da sola, proverei a fare rischioso e concludiamo la nostra recitazione. Bellissima questa camera, ragazzi, mi piace un sacco questa. Come l'hanno arredata questa volta? Coraggio, vale un ultimo sforzo. Dai, che questa volta ce la fai ad ottenere l'oro. Forza, vale. Sì, ce l'abbiamo fatta. Finalmente, livello oro, ragazzi. Era ora. Oh, finalmente abbiamo ottenuto il livello oro, abbiamo guadagnato un bel po' di fama e siamo state anche promosse a Stella di Commedia Televisiva. Valentina è stata promossa, nuove audizioni sono ora disponibili. Perfetto, direi di tornare a casa, però prima di fare questo, Valentina deve fare un'altra cosa, sempre correlata al piano che ha in mente per smascherare definitivamente Giovanni. Quindi la lasciamo un attimo qui sul set e noi torniamo a casa. Intanto qui a casa c'è Giovanni che sta lavorando un po' ai suoi prossimi video da pubblicare, però visto che oggi c'è l'evento della lotteria, io quasi quasi proverei ad acquistare un biglietto, tanto non vincono neanche per sbaglio, quindi non c'è davvero il rischio di ritrovarsi con milioni di simoleon e non sapere mai che cosa fare. Cioè, ragazzi, almeno a me non mi è mai capitato di vincere la lotteria. E a voi è successo? Scrivetemelo nei commenti in caso. Qui intanto però sto vedendo la povera Queen. Mi sembra malatina, poverina.
Ah, le facciamo subito una carezzina, così la tranquillizziamo, e poi andiamo di volata alla clinica veterinaria perché non riesco veramente a vederla con questa bavetta verde e questi insettini intorno. Poverina, sta male. Quindi la facciamo subito curare. Dopodiché, magari il nostro Giovanni potrebbe invitare James fuori per un appuntamento questa sera, così si vedono e passano un po' di tempo insieme. Oh mamma mia, ha pure vomitato, no? Andiamo subitissimo. Destinazione Brinleton Bay e andiamo subito al Zampiclinico. E sta piovendo e c'è una sim che ha pensato tranquillamente di spogliarsi e farsi la doccia così nuda come mamma l'ha fatta in mezzo alla strada, ma perché no? Va bene, direi che iniziamo bene. Entriamo qua intanto nella clinica, ci registriamo. Spero che non ci sia troppo da aspettare, ma non mi sembra. Comunque ci registriamo e poi io nel frattempo però... Oddio! Quinn, ma che stai facendo? Ma lei spero che non sia... Ah no, non è la veterinaria, meno male, perché sennò iniziavamo davvero male. Oddio, Quinn ragazzi è un pochino... Beh, sta male, quindi è un pochetto più aggressiva probabilmente. D'accordo, io però quasi quasi, intanto che aspettiamo il nostro turno, mi comprerei qualche dolcetto del benessere, ne compro 5. Così almeno se dovesse capitare che Quinn si ammala un'altra volta, almeno siamo sicuri di avere tutto l'occorrente. Tra l'altro, dove è andata Quinn? Chiamiamola un attimo. Oddio, poverina, si era nascosta sotto il divano. In effetti non le piace molto andare dal veterinario. Chiediamole che problema c'è, ma sicuramente sarà perché non vuole stare. Anche quest'altro gattino! Poverini, sono spaventati, mannaggia. Dai, Quinn, vedrai che tra poco tocca a te e starai sicuramente meglio poi. Ehi, piccolina, che c'è? Perché stai male? Eh sì, vedete? La freccetta giù rossa perché non le piace stare in questo posto. Dai, spero che ci sia ancora poco da aspettare. Qui il veterinario dovrebbe aver finito, quindi... senta, è il nostro turno? Sì, perfetto. Dai, Quinn, vedrai che adesso starai meglio. Certo, cioè, poi c'è un tempo fuori, ragazzi, che sta venendo giù il diluvio universale, quindi pure quello contribuisce sicuramente a far un po' agitare la nostra piccola Quinn. Senta, lei, me la tratti bene, per favore, se no mi arrabbio sul serio. Signor Loario. Vai in uopo, vabbè, i nomi sempre più impronunciabili qua diventano. Siediti qua, Giovanni, va almeno sta seduto tranquillo a godersi un po' la visita, così controlla che tutto vada effettivamente bene. Sembra che Quina sia affetta da ripugnantite lieve. No, povera piccola, che tipo di terapia preferisci? Terapia essenziale o costosa? Ma costosa assolutamente per la nostra Queen, questo e altro. Tanto i soldi ce l'abbiamo, quindi... paghiamo il top del top come cura. Oh, una punturina, però adesso è passato tutto, finalmente. Oh, vieni qua, Queen. Adesso è tornata bella, tranquilla. Le do un dolcetto perché è stata davvero brava. E le facciamo un'altra carezzina. Mamma mia, qui trema praticamente la terra per i tuoni che si stanno... scagliando. Oh, perfetto. A questo punto direi di mandare un messaggino a James e gli diamo appuntamento per tra poco in realtà perché sono già le 8:30. Quindi gli scriviamo che ci incontriamo magari tra un'oretta e adesso torniamo a casa. Ma qui c'è di nuovo Quinn che sta facendo a botte con tutti? Sì, ok. Intanto Giovanni è tornato a casa per riportare Quinn e adesso beh, sta raccontando appunto a Valentina di aver comprato il biglietto della lotteria, quindi chissà che magari non vincano, l'ha anche informata su quello che era successo a Quinn che stava male, ma per fortuna il veterinario l'ha curata, quindi adesso tutto a posto. E adesso le dice che lui esce per andarsi a fare un giro.
trovare un po' di ispirazione per i suoi video. E Vale a questo punto gli dice: "Ah, e che tipo di video devi fare? Dove pensi di andare?" Però Giovanni, come al solito, rimane sempre un po' sul vago. Dice: "Ma non so, niente di particolare, cammino in giro e vedo se mi viene una qualche idea, una qualche illuminazione." E quindi Vale sempre più sospettosa e sempre più intenzionata a mettere in atto il suo piano non appena Giovanni uscirà, cioè adesso. Magari lo facciamo cambiare, si mette il suo abito un po' più carino perché deve appunto uscire con James. E quindi adesso saluta Vale. E lui scende, comincia ad andare dove deve andare. L'unica cosa però è che pur vivendo sullo stesso pianerottolo di James, perché sono vicini di casa, ovviamente non può andarli a bussare per andare insieme al locale, perché altrimenti Valentina lo sgamerebbe tipo subito. E quindi si sono semplicemente messi d'accordo per incontrarsi direttamente in discoteca, perché si incontreranno nella discoteca di Windenburg, e quindi lui esce tranquillo per conto suo, senza sospettare niente, felice di poter passare un po' di tempo con il suo fidanzato. Ma la nostra Vale non ha intenzione di rimanere qui a guardare, ha intenzione di scoprire che cosa le nasconde Giovanni e vuole farlo adesso. Quindi, che cosa fa? Si cambia d'abito e si mette un costume che ha trovato sul set. Sì, ultimamente Valentina sta rubando questo mondo e quell'altro dal set, ma sono dettagli. Spero che nessuno la scopra, perché sennò sarebbero guai. Comunque, ha trovato questo costume da hostess e si è messa anche questo bel paio di occhiali per non farsi scoprire da Giovanni, perché la sua intenzione è quello di seguirlo di soppiatto per vedere finalmente che cavolo sta combinando. Ma non finisce qui, ragazzi, perché Vale ha pensato a tutto, non solo al costume, ma si è rubata dal set anche una parrucca. E voilà! Adesso sì che è totalmente irriconoscibile, quindi può davvero seguire Giovanni senza che lui si accorga di niente. Per cui andiamo! E quindi eccoci qua allo Stelma del Narvalo, discoteca di Windenburg. Giovanni è arrivato da poco e Valentina, vedete, così mascherata e riconoscibile che lo segue a breve distanza. Quindi adesso nostro Giovanni ha ricevuto un messaggino da James che lui era già arrivato, e infatti eccolo qua, per cui adesso entrerà anche lui, così si incontreranno, berranno qualcosa insieme, balleranno, insomma passeranno un po' di ore piacevoli. Quindi magari lo salutiamo, chiacchieriamo un pochino, ci raccontiamo un po' che cosa hanno fatto durante la giornata. Lui, guardate, è già super flirtante, ma adesso anche la nostra Vale si sta avvicinando alla discoteca e adesso, ragazzi, ci siamo. Valentina sta per scoprire il perché del comportamento strano di Giovanni in quest'ultimo periodo. Quindi lei si mette qua, tanto comunque così veramente non la riconosce nessuno, e vede Giovanni e James che parlano amabilmente. Già qui rimane un attimino stranita, perché dice: "Ma come? Giovanni è uscito con James, il nostro vicino super antipatico, e non mi ha detto nulla?" Perché lei si mette qua, intanto ordina qualcosa, non facendosi assolutamente vedere. Gli ordiniamo una bevanda, tanto per non dare nell'occhio, no? Se no stiamo qua senza fare niente. Invece ordiniamo, ci avviciniamo con la scusa di bere un po' di più. Ecco qua, lei si mette qua e cerca anche di sentire un po' la conversazione, anche se non riesce a sentire proprio bene perché sta un po' distante. Comunque vede che tra questi due, insomma, chiacchierano tranquillamente. Adesso se ne vengono anche qui a ballare insieme. Diciamo c'è qualcosa tra loro.
Già questa cosa dà un po' fastidio a Valentina, che vedete sta qui che sta sorridendo perché deve fare buon viso a cattivo gioco, ma in realtà dentro gli scoccia parecchio, è parecchio infastidita e arrabbiata perché lei, James, non lo può proprio vedere, quindi gli dà fastidio che anche Giovanni invece, al contrario, stia tanto bene in sua compagnia. Intanto guardate qua che ressa. Comunque lei si avvicina ancora di più. E vede appunto questi due che ballano amabilmente, ma ragazzi, non solo. Perché ad una certa questi due li vede che si appartano qua tutti soli, soletti, quindi lei si avvicina per cercare di capire un po' meglio la situazione, sempre cercando di fare un po' la vaga, magari si mette qua e nel frattempo balla così con nonchalance e intanto monitora però sempre la situazione. E adesso, guardate qua, questi due si danno alla pazza gioia, si scambiano proprio un bel bacio sotto gli occhi di Vale, che a questo punto, ragazzi, non la prende per niente bene. Guardate proprio la sua espressione arrabbiata, quasi di sdegno della situazione che sta vivendo. E a questo punto direi che con questa immagine ci possiamo fermare qui con l'episodio di oggi. Mettete like al video se vi è piaciuto, mettete mi piace anche alla mia pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati. Fatemi sapere sotto nei commenti che ne pensate e cosa farà secondo voi Valentina nel prossimo episodio al povero Giovanni. Per oggi è tutto, noi ci vediamo presto nei prossimi video. Ciao!